Le strategie ormai di questi qua le conosciamo, no? Il piagnisteo, le cose, il vittimismo, li conosciamo benissimo da anni, poi, salvo che poi no? Tutte le volte ci sono questi casi. E io ripeto, sul Covid non li ho visti, cioè, qua continuiamo in beata solitudine a parlare di questi temi e addirittura continuiamo a essere considerati terrapiattisti, nemici della scienza, no? Quando uno parlava di guerra, le liste di proscrizione con i putiniani. Poi però qua, appena c'è uno che, tra l'altro, insomma, diciamo che non è che proprio sia oscurato dai grandi media, si mette lì a fare una cosa del genere, ecco Dio, apriti cielo. Pierluigi scrive: nessuno metterà sul piatto la condizione economica degli italiani, né i governi, né le opposizioni, né i sindacati. L'Europa ha corrotto tutti, se no altro che le manifestazioni finte dei trattori. Savino, su questo io voglio sentirti perché poi continuano a esserci argomenti, temi che sono completamente, come dire, espulsi dal dibattito, no? E nessuno si indigna per la censura o per la mancanza di questo o quel tema dal dibattito pubblico. Che ne pensi? Allora, noi abbiamo un manipolo di sacerdoti del politicamente corretto che propongono la catechesi del politicamente corretto e tra gli argomenti di questa catechesi c'è l'antifascismo. L'antifascismo è, diciamo, di natura assolutamente anacronistica, facente riferimento al fascismo quello storico e provando a sovrapporlo al governo di destra che noi abbiamo attualmente al governo. Questi sacerdoti, questi catechisti del politicamente corretto, poi sotto trovano, diciamo, un pezzo di opinione pubblica assolutamente minoritaria, che è l'opinione pubblica lobotomizzata, no? Che subito sui social, su Twitter, a scrivere strati, antifascismo. Ha ragione, censurato la libertà, il fascismo torna al potere e poi c'è il popolo, la gente comune che pensa le cose normali, che pensa le cose quotidiane, che se tu provi a far emergere automaticamente vieni tacciato di essere populista, qualunquista, fascista, tutti gli argomenti che i sacerdoti del politicamente corretto e questa piccola parte dell'opinione pubblica lobotomizzata impongono al dibattito pubblico, aiutati ovviamente da grandissima parte della stampa e dell'informazione che è al servizio di questa catechesi del politicamente corretto. Tutto questo serve, uno, a non far emergere quelli che sono i problemi reali delle persone e soprattutto i reali responsabili, e due, a non far vedere i veri fascismi. Perché il fascismo vero, diciamo, non in camicia nera e Fez e Moschetto esiste davvero. Ad esempio, quando tu massacri i portuali perché non vogliono vaccinarsi o non vogliono il Green Pass, quando qualche giornalista, penso ad esempio a quello di Fanpage, Saverio Tommasi, che è uno dei sacerdoti di questo antifascismo, voi basta che andate a vedere il suo profilo Instagram, trovate tutta roba de Saviano, sta roba qua dell'antifascismo, e lui fece un post che è rimasto nella memoria di tutti, ho il Green Pass ma mi siedo sul tavolo fuori per fregare il posto a uno che il Green Pass non ce l'ha. Cioè se non hai il Green Pass non solo tu devi stare sul tavolo fuori, ma io te lo frego pure perché tu non devi nemmeno accedere al bar, devi restare in piedi oppure fuori dalla vetrina a vedere me che mangio i dolcetti. Questo non è fascismo invece. Questo è tutto regolare. Oppure, se uno muove una critica alla gestione internazionale della crisi internazionale in Ucraina, finisce in prima pagina sul Corriere della Sera in vere e proprie liste di proscrizione, questo non è fascismo invece. Questa è una roba assolutamente regolare. Precarizzare il lavoro, tagliare alla sanità, tagliare gli asili nido, tagliare i servizi sociali, impoverire le persone distribuendo la ricchezza dal basso verso l'alto, come hanno fatto sempre i progressisti in questo paese negli ultimi 30 anni. Questo invece è antifascismo e poi noi cantiamo bella ciao e ci sentiamo a posto con la coscienza. E questo è lo schifo del sistema. È una roba veramente vergognosa, perché ripeto, tu hai una minoranza totale
una parte in malafede, che sono i sacerdoti e i catechisti, e un'altra parte invece che questo piccolo manipolo di opinione pubblica assolutamente rincoglionita, spesso profondamente ignorante, e poi tu c'hai il sistema dell'informazione che ovviamente fa apparire quasi maggioritario queste posizioni, che sono delle posizioni semplicemente risibili, e hai la stragrande maggioranza delle persone dell'opinione pubblica che invece deve essere messa all'angolo, non ha spazio nei grandi media, non ha spazio nell'informazione e deve essere dipinta come composta da barbari, violenti e non istruiti. Questa è, secondo me, la fotografia di ciò che viviamo. Ecco perché io dico e ritorno a dire, Giorgia, mandalo quel discorso, che è di una banalità sconcertante il fatto che noi corriamo il rischio del ritorno del fascismo. L'opinione pubblica, la gente è così convinta, e io lo dico da oppositore a questo governo, lo dico da oppositore, a me questo governo non piace, perché secondo me non sta facendo nulla per chi è in difficoltà, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale. Però mi sento davvero di dirlo per onestà intellettuale, perché voglio essere un pensatore onesto. Giorgia, mandalo in onda quel discorso. Fai in modo che venga mandato a reti unificate 24 ore su 24 e tu stravincerai le elezioni europee, perché la gente è stufa di questa banalità, di questa noia totale, completamente disancorata dalla realtà. Beh, questo dà un po' la misura anche di come funziona il nostro dibattito pubblico, no? Cioè, c'è una sovraesposizione anche come dire, perché è stato lasciato campo libero poi a un certo mondo culturale, no? Che è l'unico che trova spazio, che non si occupa di temi rilevanti. Questo è diventato l'unico collante e credo che sia anche utile poi a distrarre l'attenzione, no? Star lì a dibattere di queste cose, perché poi si dovrebbe se no parlare di altro. In generale, ripeto, fare come dice Savino sarebbe un'ottima idea, cioè trasmetterlo, farlo trasmettere. Ovviamente poi il governo non è che può controllare così direttamente la RAI in realtà. Credo, per me l'ipotesi del trappolone è molto efficace, e questo rischia di squalificare la televisione pubblica anche, perché poi dopo c'è gente che dice: ma bisogna privatizzarla perché qua no, ci sono sempre le stesse cose. E no, ma è lì il grande punto, no? È come sui servizi, dice: non funzionano perché li gestiscono male, allora privatizziamoli, così è finita direttamente. E finisce nelle mani di qualcuno, dopo vedete come vanno bene le cose. Il tema, secondo me, è che noi abbiamo delle risorse, cioè la RAI negli anni ha fatto delle cose in particolare, persino negli anni della Prima Repubblica, dove pure c'era anche lì un conformismo, no? Un appiattimento culturale abbastanza impressionante, però ha fatto delle cose incredibili che se si rivedono oggi, veramente viene da restare allibiti. Cioè, io che non appartengo al mondo politico di Dario Fo, però rivedendo le rappresentazioni che andavano in Rai, no? Di Mistero Buffo, di altre cose, mi dico, pezzi di cabaret degli anni 60, mi dico, ma com'è stato possibile che andassero in onda queste cose sulla televisione pubblica? Com'è stato possibile con questo tasso di critica, con questo tasso di scandalo anche, no? Su certe cose? Eppure. Ci sono stati dei pezzi di cultura importanti sulle reti pubbliche. Oggi non ci sono più, cioè oggi noi stiamo lì a parlare di queste robine qua, no? E poi ha ragione Savino quando dice: dopo quelli che vengono sbattuti in prima pagina sul Corriere della Sera, come indicati come putiniani, come seguaci di Hamas, come seguaci di questo e di quell'altro, io un'altra preoccupazione, no? Che credo, Savino, che non sia semplicemente la solita tecnica, cioè c'è anche qualcosa che è cambiato nella società, cioè questa è una società vittimista, dove il piagnisteo regna sovrano, dove ogni cosa deve diventare, cioè abbiamo passato mesi a parlare di censure vere o presunte, c'è sempre qualcuno che chiede di censurare qualcun altro, ma dappertutto, nelle università, nei consigli comunali, e censuriamo Vannacci, e censuriamo quell'altro, e censuriamo uno dei, cioè, è solo questo, di continuo. Però le censure non sono tutte uguali, questo ci tengo a precisare. Cioè è difficile che voi troverete in televisione, nelle istituzioni, nelle università, uno che viene
censurato perché ritiene che Zelensky sia l'eroe del nostro secolo. È difficile che uno che ritiene che il Green Pass abbia salvato il nostro paese venga censurato. È difficile che uno che ritiene che Israele stia soltanto legittimamente reagendo a quello che è accaduto il 7 ottobre venga censurato. Questo non accade. Chi viene censurato dal potere è chi la pensa in maniera esattamente opposta ai tre esempi che vi ho fatto. Poi capita che, ad esempio, nelle università un David Parenzo venga contestato e non gli sia consentito di parlare. È sbagliato per me. David Parenzo deve poter parlare, ma sono due censure diverse. Non raccontiamoci che è la stessa cosa. Vengono censurati in televisione quelli che difendono la Palestina e viene censurato, poverino, David Parenzo alla Sapienza. Non è la stessa cosa, perché lì a contestarlo sono quattro studenti. Invece, quando tu vieni No, censurato certo. nella televisione o vieni censurato nelle istituzioni, vieni censurato dal potere. Quindi attenzione a non farvi un erba un fascio, tutti devono No, poter no, parlare, ma no. le censure sono diverse tra loro.